Vediamo come è il tempo, no? Sì, perché ho sentito che dovrebbero arrivare un po' di pioggia, vero? Che dici, Giorgia? Buongiorno. Ma quante ne sai, Massimiliano? Adesso pure il tempo, sa che arrivano anche le piogge, è pazzesco. In effetti sì, tra poco vedremo. So che è un po' presto per parlare di cena, perché sono le 7 del mattino, però che ne dite di inserire nel menù di questa sera la pasta con le melanzane, però proprio quella che sanno fare in Sicilia, perché come loro proprio non la sa fare nessuno. Allora, loro prendono delle piccole melanzane, fanno poi sopra delle incisioni, le condiscono con vari ingredienti e poi le immergono nel sugo, cioè una bontà praticamente. E questa ricetta, insieme a tantissime altre ricette, le potete gustare nella Festa della Melanzana, che si svolge a Milazzo in provincia di Messina. E poi potrete anche godere di danze, musiche popolari, il tutto di fronte al mare. Quindi la domanda è solamente una: cosa volete di più? Forse le previsioni del tempo? Per oggi vi accontento, quindi cominciamo con le temperature massime che sono state proprio registrate ieri. Come vedete abbiamo temperature comprese tra i 27 e i 33 gradi. Ieri è stata Roma ad essere la città più calda. Per quanto riguarda la giornata di oggi, al nord abbiamo medie che si attestano intorno ai 26 gradi e sarà Torino ad essere la città più calda, perché toccherà i 31, mentre al centro ancora una volta Bologna soffrirà il caldo, perché si toccheranno i 33 gradi. Al centro comunque mediamente le temperature si attestano sui 31 gradi, al sud invece 28 gradi, Bari toccherà la punta dei 29. Queste arrivano prontamente, le immagini del Meteosat. Allora, abbiamo condizioni di cielo sereno poco nuvoloso al sud e al centro, perché c'è un'alta pressione che attraversa proprio queste regioni, mentre un'instabilità e una variabilità che attraverserà le regioni del nord. Infatti vediamo proprio con la proiezione che cosa accade nelle prossime ore. Allora, ecco qui l'immagine, si può notare al nord una nuvolosità variabile che porterà anche a precipitazioni e temporali, questa a causa appunto di correnti atlantiche che arriverà proprio sulle regioni settentrionali, mentre al centro anche qui degli annuvolamenti che si alterneranno a delle schiarite. Solamente il sud si salva, sarà sgombro da qualunque fronte nuvoloso, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Quindi andiamo a vedere proprio le previsioni in dettaglio per questa giornata, perché come ha anticipato Massimiliano, purtroppo al nord arriva dell'instabilità, soprattutto sarà appunto il nord-ovest a soffrirne di più, saranno più probabili proprio su queste regioni occidentali dei piovaschi e dei locali rovesci anche a carattere temporalesco. Sul Triveneto invece probabili, diciamo, ci saranno degli annuvolamenti, ma la probabilità di pioggia è molto scarsa. Al centro il cielo è sereno o poco nuvoloso, ci saranno solamente degli addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiani, ma probabilità di piogge praticamente nulla. Al sud il cielo è sereno o poco nuvoloso. Questo fronte nuvoloso che attraverserà le regioni settentrionali porterà, almeno da quelle parti, ad una diminuzione delle temperature, quindi ci sarà un lieve calo che farà un po' rinfrescare tutti, diciamo così. Previsioni per la giornata di domani: ancora una volta saranno le regioni occidentali del nord ad avere maggiormente rischio di pioggia, ancora una volta anche a carattere temporalesco. Nel Triveneto invece ci saranno degli annuvolamenti e rischio pioggia soprattutto sulle zone montuose e sulle Alpi. Al centro anche qui comincia, diciamo, il tempo a peggiorare, saranno soprattutto sulle zone interne e quindi sulle zone appenniniche ad arrivare le piogge. Sulle zone invece dei litorali, quindi sulle zone tirreniche e adriatiche, in questo caso il tempo continuerà comunque sia ad essere soleggiato. Al sud invece ancora una volta il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ci sarà invece, come potete vedere, sulla costa tirrenica del sud qualche probabilità di pioggia, quindi purtroppo oggi non vi posso dare delle bellissime notizie per questo weekend. E a questo punto, come sempre, partiamo con il nostro vocabolario meteo, ormai un appuntamento che non potete mancare. Partiamo con questa parola: sottovento, versante di una montagna o zona di un'isola situata dalla parte opposta a quella a cui soffia il vento, facilmente intuibile. Noi ci vediamo come sempre tra meno di 30 minuti, io vi aspetto, vi porterò a visitare una festa alquanto particolare, dall'odore particolare, ed il tempo, quello cronologico, dice che sono le 7.04. Nel primo annuncio di questa mattina di agenda vi ho parlato di una ricetta dove a farla da padrone sono le melanzane. Ora,
Ma esiste melanzana appetitosa senza l'aglio? Io direi di no. E quindi eccovi appunto servita una festa che tende proprio a mettere al centro dell'attenzione l'aglio, questo prezioso bulbo. Allora pensate che a Voghiera, in provincia di Ferrara, diciamo che addirittura durante l'anno riescono a produrre circa 10.000 quintali di aglio. Proprio per questo è diventato un prodotto DOP, non poteva essere altrimenti. Quindi mi raccomando, non va contraffatto, al massimo lo potete sicuramente cucinare in tanti modi diversi e lo potete assaggiare proprio in occasione di questa festa, la festa dell'aglio, che si svolge nel castello di Bel Riguardo. Quindi andate e mangiatene un po' anche per me. E a questo punto passiamo alle previsioni del tempo. Quindi andiamo a vedere le temperature che sono state proprio registrate oggi, le temperature minime. Allora, vedete, diciamo che la nostra Italia da nord a sud ha come un filo rosso che la unisce, perché ci sono 23 gradi di Bari fino ai 23 di Genova, temperature diciamo abbastanza medio-alte che però nel corso dei prossimi giorni soprattutto al nord tenderanno a scendere di qualche grado per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà rovesci e temporali. Infatti andiamo a vedere proprio le immagini che arrivano dal Meteosat. Allora, c'è un persistere di alta pressione sicuramente che porta a condizioni di cielo sereno e poco nuvoloso sul centro-sud, mentre al nord l'anticiclone si farà più debole e quindi questo porterà ad una maggiore... Vediamo infatti che cosa accade oggi città per città, quali sono le temperature, in modo che anche voi possiate organizzare la vostra giornata. Partiamo come sempre dal nord. Allora, ad ovest ci saranno molte più nubi con rovesci e temporali, mentre sul Triveneto la maggiore variabilità, ma precipitazioni meno probabili e temperature leggermente in diminuzione. E ora vediamo le città del centro. Ecco qui, vedete, splende il sole, il cielo è sereno e poco nuvoloso, ad eccezione di locali addensamenti pomeridiani, ma c'è una bassissima probabilità di piogge. E al sud, anche in questo caso, qui il tempo sarà stabile e soleggiato praticamente ovunque, ad eccezione invece di un po' di variabilità nelle ore pomeridiane sulle zone appenniniche. E a questo punto, previsioni per la giornata di domani. Domenica, che cosa ci aspetta? Purtroppo non bellissime notizie. Cominciamo con il nord, dove potete vedere anche voi c'è una nuvolosità alternata a schiarite con rovesci e temporali più probabili sulle regioni occidentali, anche a carattere temporalesco, e cominceranno pian piano a spostarsi anche sul Triveneto. Al centro, anche qui, soprattutto sulle zone interne, arrivano piogge e temporali, solamente sulle zone della costa invece il tempo continuerà ad essere soleggiato. E al sud, sulle isole, il tempo continuerà ad essere bello, quindi cielo sereno e poco nuvoloso, però comincerà anche qui ad arrivare un'instabilità e una variabilità sulle zone appenniniche e anche su parte del versante appunto della costa. E come sempre partiamo con le tendenze, quindi andiamo a vedere come inizia questa settimana. Vi ho detto, purtroppo bisognerà attendere ancora qualche giorno affinché questa perturbazione abbandoni totalmente le nostre regioni. Partiamo con la giornata di lunedì, dove vedete fulmini e saette praticamente la fanno da padrone, soprattutto per quanto riguarda le regioni settentrionali, dove ci saranno rovesci e temporali, mentre al centro e al sud ci sarà un'alternanza di nuvolamenti e schiarite, ma probabilità di piogge molto basse. Passiamo alla giornata invece di martedì. Allora, sul versante del Triveneto e su tutte quante le regioni adriatiche che scendono fin giù fino al sud, arrivano piogge. Purtroppo ci saranno locali rovesci anche a carattere temporalesco. Si salveranno solamente le regioni tirreniche, il nord, quindi chi si trova da quelle parti, bene o male, riuscirà a trascorrere una giornata tranquilla. Ed infine, mercoledì, comincia finalmente pian piano il tempo a migliorare. Come potete notare, al nord torna il cielo sereno poco nuvoloso, quindi il tempo diventa più stabile. Rimane una variabilità e un'instabilità sul sud, su Calabria e Puglia in modo particolare, e qualche annuvolamento sulla Sicilia. Questo per le tendenze è tutto, e come sempre cosa manca? La nostra pillola, la nostra parolina del meteo. Oggi così vi parlo del meteorologo, ma sì, colui che si occupa dell'osservazione e dello studio del tempo e dei fenomeni atmosferici. Noi ci vediamo tra meno di 30 minuti come sempre, ed il tempo, quello cronologico, dice che sono le 7:28.